Situazione delicata a Centola per l'avanzare dei contagi. Il sindaco Carmela Ostanziola ha annunciato che i casi dei positivi nel comune sono 45, rispettivamente 33 a Centola, 8 a Palinuro, 2 a Foria e 2 a San Severino. Buonasera, così come ho anticipato poc'anzi sul Facebook del comune, questa sera ho ritenuto opportuno fare una comunicazione tramite video per la situazione che riguarda la questione legata al Covid. Qualche minuto fa ho ricevuto dal Dipartimento di Prevenzione gli esiti dei tamponi effettuati ieri. Rispetto ai tamponi, due persone non sono pervenute gli esiti, altri due invece gli esiti non sono validi e verranno ripetuti domani pomeriggio. Così come abbiamo contattato le famiglie che sono risultate positive, per cui chi non è stato contattato significa che è negativo. La situazione ad oggi, aggiornata ad oggi, vede 45 casi positivi nel comune di Centola rispetto ai 28 di ieri, così distribuiti: 33 su Centola rispetto ai 18 di ieri, 8 su Palinuro rispetto a 6 di ieri, 2 su Foria, 2 su San Severino. L'appello che lancio: in questi momenti bisogna essere uniti, quindi bisogna rispettare le regole, evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e per qualsiasi comunicazione non esitate a contattare me o il capitano Corsaro. Noi siamo qui apposta e quindi siamo a piena disponibilità per qualsiasi evenienza e per qualsiasi esigenza. Così come ritengo è importante in questo momento stare tutti quanti uniti, e personalmente il mio pensiero in questo momento va alle famiglie che hanno il problema legato al Covid ed in particolar modo ai bambini. Un pensiero forte davvero a questi bambini, un abbraccio, e alle persone che sono stato costretto ad emettere l'ordinanza per tenerli in quarantena. Io vi ringrazio per la collaborazione che darete anche in questa circostanza e vi auguro una buona serata.